giocherelloni amanti delle coccole, gli uni indipendenti e un po' snob gli altri. E non finiscono mica qui i luoghi comuni su cani e gatti. Sono detti e pregiudizi frutto di una convivenza con l'uomo che si perde nella notte dei tempi. E da sempre due esemplari si contendono lo scettro nella nostra lista di gradimento in tema di animali domestici. Secondo i dati del rapporto Italia 2012 dell'Eurispes, il 42% degli italiani vive in compagnia di uno o più animali e in genere succede che chi ama lo scodinzolante amico peloso storce poi il naso davanti alle fusa di un micio. I sondaggi che corrono sul web ci vedono innamorati dei cani in prima battuta, subito dopo dei gatti. Ce ne prendiamo cura quotidianamente ed è un amore che ce ne costa di euro. E allora qualcuno dirotta il proprio affetto su un bel pesciolino rosso, un coniglietto, un criceto. I furetti, anche loro al top della classifica, sono vispi e curiosi e dispensano affetto al padroncino, soprattutto se portati in casa da cuccioli. E c'è chi, per soddisfare quella voglia di petto, come gli anglosassoni chiamano gli animali domestici, si lascia sedurre dall'esotico. Un rettile, una scimmietta, una tartaruga, un bel souvenir da accaparrarsi per pochi soldi. Diritti degli animali, cani, gatti e non solo, come abbiamo visto nella nostra copertina. E allora, come comportarsi anche in relazione alle nuove regole che sono state introdotte per la convivenza con gli animali nei condomini? E di questo parliamo con i nostri ospiti, la senatrice Silvana Amati del Partito Democratico, che è in collegamento con noi da Montecitorio. Buongiorno senatrice, in studio. Ciao, con me Luce. Ci sono Massimo Comparotto, che è presidente dell'OIPA, OIPA Italia Onlus. Buongiorno. Bentornato a Renews, e Davide Lucia, il nostro collega, che è presidente del gruppo Arcal Rai Amici. Buongiorno. Degli animali. Allora, buongiorno anche a te. Allora, senatrice Amati, insomma, scegliere un animale e accoglierlo nella nostra casa è una responsabilità. Sì, è una grande responsabilità, anzi io sconsiglio vivamente di regalare cani, gatti o quant'altro per Natale, perché bisogna sapere che avere un animale vuol dire avere un amico che si tiene per la vita, che non si abbandona e che bisogna custodire con molta attenzione, con molta cura, con molto affetto e che implica delle responsabilità. Pensiamo che ci debba essere anche, diciamo, un'attenzione alle loro esigenze, non sono giocattoli. Sappiamo che in Giappone si inventano animali finti che quindi si possono fermare come le bambole. Invece i nostri pet, i nostri quattro zampe sono animali che ci danno un affetto per la vita. Sappiamo purtroppo che molte persone sole hanno come ultima, unica compagnia proprio un cane e un gatto che li conforta nella loro solitudine. E gli animali meritano rispetto, quindi ai bambini si possono regalare solo quando si sa che questo regalo vuol dire un impegno per la vita di tutta la famiglia. Allora sì, se no meglio evitare. Massimo Comparotto, gli animali non sono cose, anche OIPA naturalmente si associa a questo appello. Condivido pienamente il discorso della senatrice Amati, aggiungo soltanto che se proprio si decide appunto di prendere con sé un animale, di regalarlo nel periodo di Natale, appunto confermando ancora quelle che sono le responsabilità, dunque le attenzioni e le cure che necessita un animale, se proprio si prende questa decisione c'è la possibilità di adottarlo attraverso appunto le varie associazioni nei rifugi, canili, gattili, oppure appunto abbiamo visto anche nel servizio si tende ultimamente a regalare anche conigli, cavi, criceti, tartarughe. Ebbene, tutti questi animali è possibile trovarli anche attraverso le associazioni, adottandoli, perché appunto, torno a ripetere, l'animale non è un oggetto, ma un soggetto di diritto, un essere vivente senziente e dunque non va trattato come se fosse un animale. Anche noi abbiamo dei doveri. Allora, andiamo a vedere adesso con Josephine Alessio le nuove regole che sono state adottate in Italia per la convivenza nei condomini. Romeo, meglio del Colosseo. È legge, il regolamento condominiale non potrà più vietare la convivenza in famiglia degli animali domestici, mai più cause per far allontanare cani, gatti o coniglietti dalle case. Vittoria dunque per le famiglie che vivono con quasi 20 milioni di quattro zampe. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato in via definitiva la riforma dei condomini con un'integrazione all'articolo 1138 del Codice Civile, secondo la quale le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
L'Italia quindi adegua un'altra parte della propria legislazione ai principi contenuti nel Trattato europeo, che definisce gli animali esseri senzienti, e al codice penale che punisce i loro maltrattamenti. La prego, ci scusi l'intrusione, ma incidentalmente eravamo inseguiti da quegli... Il nuovo articolo è stato approvato grazie in particolare alla senatrice del Partito Democratico, Silvana Amati, e alla deputata del PDL, Gabriella Giammanco. Sconfitti invece i tentativi dei commercianti di animali esotici di veder riconosciuto il diritto di vivere in condominio anche con animali come serpenti o sauri. Naturalmente rimangono tutte le forme di tutela civile e penale che l'ordinamento già prevede a favore dei terzi che concretamente subiscono un danno dall'animale, come inquinamento acustico e problemi igienico-sanitari certificati. Senatrice Amati, come abbiamo sentito nel servizio, lei è stata in prima linea in questo accordo trasversale ai partiti, insomma l'Italia come l'Europa, e finalmente... Ma guardi, io anche rispetto alla sconfitta che si è detta di quanti volevano che anche altri animali potessero essere accolti, voglio spiegare meglio. Noi sapevamo, lei vede, la legislatura finisce in modo imminente e repentino. Se si fosse accettato un emendamento che modificava ulteriormente questo testo di legge, la legge non sarebbe stata approvata. Quindi, ancora una volta, non si sarebbe potuto avere né cani né gatti né condomini. Abbiamo scelto, come sempre, con, credo, una giusta mediazione e un po' di intelligenza, di risolvere almeno questa parte del problema. Quindi, intanto, abbiamo la possibilità di avere in casa, senza più problemi, nei condomini, cani, gatti e conigli. Poi vedremo come risolvere gli altri problemi che sinceramente io credo non pongano particolari problemi. Dubito che ci sia qualcuno che andrà a controllare se c'è un camaleonte in una gabbia in un appartamento. Ecco, non credo che siano questi i problemi che sorgono nei condomini. Intanto abbiamo portato a casa, diciamo, il provvedimento, ecco, con i tempi che corrono. Grazie, senatrice. Massimo Comperotta, con l'attività dell'OIPA sappiamo che si svolge non soltanto tra le mura domestiche, ma anche, diciamo, nella repressione di tutto quello che non funziona, a cominciare dal randagismo. Sì, certo, l'OIP è attiva in prima linea per cercare di far fronte al fenomeno del randagismo. Questa legge che è stata approvata è sicuramente una legge all'avanguardia, resta da approvare forse quella che è una legge più importante riguardo la modifica della legge sul randagismo. Attualmente c'è una legge già importante che praticamente di fatto vieta la soppressione dei cani nei canili, però appunto va sicuramente migliorata perché ancora purtroppo il randagismo in Italia è un fenomeno ancora al di là dal risolversi. Noi per cercare di far fronte attraverso anche l'ausilio delle guardie zoofile. Ecco, parliamo di queste guardie zoofile, tra l'altro adesso vedremo le immagini anche di un recente sequestro che è avvenuto a Brescia proprio ad opera delle guardie zoofile dell'OIPA. Sì, le guardie zoofile dell'OIPA hanno di recente sequestrato un allevamento con 41 cani di razza, tra cui chihuahua, volpini, pastori tedeschi, tutti animali che purtroppo appunto vengono regalati durante il periodo natalizio e vengono tenuti in condizioni... Ecco le guardie dell'OIPA all'opera. In condizioni veramente terribili, cioè all'interno proprio di una vera e propria stalla non riscaldata, con la pavimentazione appunto che lasciava praticamente assorbire tutte le varie urine, feci, pertanto in condizioni veramente inadeguate. E qui appunto ancora una volta rivolgo l'appello a tutti quanti, vedete appunto come spesso gli allevatori hanno come unico interesse quello economico e non il benessere degli animali. Ancora una volta dunque l'invito è non comprate gli animali, ma andate ad adottarli nei rifugi. Troverete sicuramente degli animali desiderosi di essere, di dare affetto, di donare proprio per Natale quell'affetto appunto. Ricordiamoci che... anche, ricordiamoci appunto di queste parole, ormai Natale è qui. Senatrice Amati, rapidissimamente, insomma lo Stato è impotente spesso di fronte a fenomeni come questi, lo dice Massimo Comperotta, allora in quale direzione procedere? Io devo dire che qualche cosa comunque si è fatto in questa legislatura, anche con fatica delle utilità si sono realizzate, abbiamo comunque potuto approvare delle norme che almeno impedissero l'utilizzo delle pelli dei cani e dei gatti, cosa che ancora esisteva, delle foche, abbiamo approvato una normativa europea che consentiva di punire di più il traffico dei cuccioli dall'estero, delle cose si sono fatte, altre purtroppo no, lo veniva detto poco fa, la modifica della legge sul randagismo che pure era andato molto avanti è stata alla fine fermata, quindi abbiamo cose un po' fatte, altre che lasceremo
da fare al più presto. Tra pochissimo, perché la legislatura nuova è già qui. E siamo qui alle porte. Grazie, senatrice Amati. Allora, Davide e Lucia, insomma, parliamo di questo calendario dell'OIPA che è in stampa e che nasce da una iniziativa solidale che si chiama Cane Marco. Allora, parliamone. Sì, allora la storia del gruppo dei volontari, insomma, che in azienda hanno seguito, insomma, gli animali, nasce proprio da questo cane Marco, che era una mascotte quando è stato costruito a Saxa Rubra. Abbiamo visto tutti. Esatto, tutti quanti, molti dipendenti sono affezionati, l'hanno curato. Questo è appunto il cane che stava a Saxa Rubra. Da una colletta per operarlo nel 2002 nasce poi la scoperta di tanti volontari. Poi a Saxa Rubra abbiamo anche delle colonie feline accudite. Che voi seguite con esatto, puntualità. Seguiamo regolarmente, sono registrate e quindi da qui è nata veramente una riscoperta, insomma, tra colleghi di lavoro, di una grande passione, un grande affetto verso gli animali, ed è nata l'organizzazione. E qui c'è un calendario che, diciamo, vuole in qualche modo ricordare padroni e animali, cani e gatti, e che servirà appunto a rilanciare questa attività. Infatti il nostro calendario quest'anno è stato perfetto. Questo è il calendario impostato soprattutto sull'attività dei volontari, perché poi, come sappiamo bene, tutte queste iniziative, queste associazioni si reggono, diciamo, sulla forza di volontà e sull'impegno di tanti, e quindi quest'anno abbiamo voluto proprio mettere all'interno del calendario il rapporto uomo-animale, soprattutto, diciamo, focalizzando l'attenzione proprio sui volontari, cioè su coloro che si spendono, sono tanti in azienda, nel mondo animalista e non solo, anche nelle associazioni di volontariato, e questo è il tema. Grazie, grazie Davide e Lucia, anche per la rapidità. Senatrice, comprerà il calendario? Compreremo il calendario, ringraziamo i volontari, perché senza il loro impegno il nostro lavoro sarebbe assolutamente, non dico inutile, ma poco efficiente. Sappiamo che le leggi non bastano se non c'è un impegno vero. Quindi buon Natale a tutti. Grazie. E buon anno ai volontari, buon anno a tutti quanti, buon anno anche agli esseri senzienti che meritano più attenzione. Grazie ai nostri ospiti. Allora.